Buongiorno a tutti, il mio nome è Jafet Mariani, sono terapeuta a Berlino, Germania. Dal 2015 lavoro con l'ipnosi. Sono qui per raccontarvi e per spiegarvi come funziona l'ipnosi. Una cosa che sembra misteriosa in qualche modo, no? Una cosa che sembra quasi una magia quando la si vede nei video, o anche magari fare un po' paura. In realtà l'ipnosi si basa su delle tecniche semplici che ognuno può imparare e queste tecniche tendono a prendere delle facoltà che noi abbiamo in modo molto naturale e le usiamo per aiutare la persona a raggiungere degli obiettivi. Un obiettivo molto semplice, per esempio, è di rilassarsi, ma possono essere anche degli obiettivi molto più profondi, risolvere delle situazioni traumatiche che si è vissuti nel passato, risolvere dei conflitti attuali, uscire da una depressione, eccetera. Il modo più semplice per spiegare cos'è l'ipnosi è questo esempio che io faccio sempre a tutti i miei clienti. Tu immagina che ci sono 10 persone, 10 amici che vanno al cinema. Di queste 10 persone, ci sono due che vedono il film e dicono: "Oddio, il povero cane che è morto adesso", e piangono, perché vanno proprio dentro in questa storia, no? Cioè, proprio la sentono. E due di queste 10 persone invece dicono: "Ah, tutto costruito, non c'è niente di vero, è solo un film". E poi ci sono le altre persone, sono un po' nella metà, diciamo che magari un po' il film lo trovano bello, un po' meno, insomma, che vanno un po' su e giù, no? Se lavori con l'ipnosi, troverai su 10 persone due che vanno proprio dentro in questa trance, la vogliono proprio viverla. Tu gli dici: "Da oggi non fumi più", proprio lo sentono, sentono: "Ah sì, adesso mi libero". E poi ci sono invece due che proprio bloccano, dicono: "Ma tu mi stai raccontando delle cose che però come faccio io poi a realizzarle?". E poi ci sono delle persone che andranno un po' su e giù, diciamo, nell'ipnosi, che sono la maggior parte delle persone, che alcune cose le accettano, le sentono, altre meno. Chiunque però nell'ipnosi può uscirne in ogni momento, non è che è costretta a rimanerci. È come essere al cinema, non sono bloccate lì a guardare il film se succede un incendio, per esempio. Ci sono comunque delle persone, bisogna saperlo, magari tipo una su 20 o una su 30, che sono così in trance che fanno fatica ad uscirne perché proprio ci vanno dentro completamente. Da un certo punto di vista sono le persone più interessanti da vivere quando si fa l'ipnosi, ma spesso sono anche delle persone che hanno vissuto delle cose molto drammatiche da bambino. Quindi, se una persona va veramente molto molto in trance, può essere positivo per il lavoro che dobbiamo fare con la persona, ma può anche essere che magari rivede delle cose molto pesanti. Quindi bisogna sapere bene come lavorare con la persona. Ovviamente nell'ipnosi è diverso che al cinema, nel senso che al cinema hai gli occhi aperti, vedi un film e quindi vedi anche l'uscita, vedi anche i tuoi amici, insomma, sei, diciamo, dentro in questa storia, ma allo stesso tempo hai una visione più globale. Invece nell'ipnosi il tuo focus è sempre più concentrato su te stesso, quindi è come se tu ad occhi chiusi vedessi un film su te stesso. Quando dico questa cosa non vuol dire che tutti hanno delle immagini nella testa, tanti non hanno delle immagini, ma sentono soprattutto un rilassamento corporeo, altri vedono solo dei colori. La focalizzazione va sempre più all'interno di se stessi. Quindi dalla giornata tipica della persona, uno viene da te, si concentra sempre di più e va sempre più dentro se stesso. È una specie di meditazione guidata, diciamo, che però con le tecniche dell'ipnosi va oltre la meditazione, perché appunto tu hai la possibilità più di rivivere delle cose o di immaginarti delle cose nel futuro, per esempio: "Smetto di fumare".